tu leggi spesso il The Worker? L'unico giornale che dice sempre la verità. La verità. Quando lei si è rivolto al nostro consolato a Helsinki dicendo che voleva disertare, ha dichiarato: ho intenzione di comunicarvi tutte le notizie che ho appreso durante il mio servizio nel corpo dei Marines degli Stati Uniti d'America. Spara! Prendi un bel respiro. Ah! Che cos'è? Un registratore. Nuovo modello. Noi vogliamo scoprire questo complotto e cambiare quello che accadrà a Dallas. Ziggy ritiene che la miglior scelta è proprio quella di non fare niente. Certo, Ziggy non vuole commettere un altro errore. E poi, dopo aver cenato con la tua bella guida dell'Inturist, ti devi suicidare. Giù le mani da Cuba! Giù le mani da... Io la rifiuto, la propaganda comunista. Che ti fa pensare che sia propaganda comunista? Se sarò vivo, ma in prigione, io credo che l'ambasciata verrà in tuo aiuto. Questo è il soldato scelto, Lee Harvey Oswald. Non puoi uccidere il presidente, siamo nel 57, questo non accadrà per altri 6 anni. Prima con Marina ero nel 63, ora sono saltato nel 57, potrei saltare ancora. Tu mi hai parlato in russo e io ti ho risposto. Non sei Oswald, e allora chi cavolo sei? Ma se il dottor Beckett è saltato in Oswald per scoprire il complotto, la tattica giusta è di non smuovere le acque. Se salti dentro a Oswald a Dallas il 22 novembre, lui avrà ancora il controllo su di te e non sarà in grado di cambiare niente! Voglio scoprire la verità. Dottor Samuel Beckett! Mi chiamo Lee Harvey Oswald.